Ben ritrovati cari amici telespettatori, con Telepordenone e soprattutto con Ail News. Questa è una puntata un po' particolare, diversa dalle altre, ma comunque sempre importante, perché siamo presso l'auditorium del presidio ospedaliero per la salute di Sacile, in via Toreo, dove questa sera si parlerà in modo particolare dati su tumori ematologici in Friuli Venezia Giulia, nuove terapie mirate nel trattamento del tumore e soprattutto quando la nutrizione può essere d'aiuto. Abbiamo praticamente una serata dedicata all'Associazione Italiana Leucemia in questo periodo natalizio. Nel frattempo facciamo pur passare le nostre volontarie, che salutiamo e ringraziamo per la presenza. Poi di tutto questo vi renderemo un po' filmato e anche renderemo conto con delle interviste con le dottoresse che sono intervenute a questa interessante conferenza dibattito, un dibattito che vuole essere innanzitutto un momento conoscitivo e soprattutto di approfondimento sui dati e su queste nuove terapie che curano i malati di tumore, ma è anche soprattutto una serata dedicata alla nutrizione con la dottoressa Valentina Ventura, che ci parlerà appunto quali sono i rimedi anche per combattere le malattie attraverso un'alimentazione corretta e sana. Ripeto, c'è la dottoressa Antonella Zucchetto, dirigente statistico presso il CRO di Aviano. Poi abbiamo la dottoressa Martina Zanetti, medico chirurgo oncologa presso il CRO di San Vito al Tagliamento, e dottoressa Serena Corsetti, medico chirurgo oncologa presso il CRO di San Vito al Tagliamento. Quindi vi invito a visionare i nostri filmati e soprattutto le interviste che andremo a fare, perché sicuramente è una cosa utile, interessante, e ricordiamo siamo nel periodo natalizio, quindi alla fine ci sarà anche un momento in cui sarà spazio per le donazioni e soprattutto l'acquisto delle stelle di Natale, che sapete a 7, 8, 9 dicembre è la campagna nazionale delle stelle di Natale voluta dall'Associazione Italiana Leucemia, e per il quale motivo siamo qua questa sera, e grazie anche a coloro che hanno dato la loro disponibilità e la loro presenza a questo importante appuntamento. Come annunciato nella presentazione, abbiamo veramente il piacere di avere ospiti questa sera in questo presidio dell'ospedale di Sacile, naturalmente grazie alla loro disponibilità, la dottoressa Martina Zanetti alla mia destra, medico chirurgo oncologa presso il CRO di San Vito a Tagliamento, e alla mia sinistra Serena Corsetti, medico chirurgo oncologa anche lei presso il CRO San Vito a Tagliamento. Discuteranno poi di nuove terapie mirate nel trattamento del tumore. Io vi anticipo una domanda che poi andremo a sviluppare con i nostri gentili ospiti che sono qua presenti, e poi anche per la nostra trasmissione: a che punto stiamo con le terapie? Ma sono stati fatti passi da gigante grazie alla ricerca e ai fondi, anche grazie a queste associazioni che devolvono i fondi alla ricerca sul cancro. E diciamo che di cancro purtroppo si muore ancora, però si vive molto più a lungo rispetto ad anni fa, e questo proprio grazie alle nuove terapie che abbiamo a disposizione. In modo particolare ci sa già dare qualche indicazione per chi ci ascolta e ci vede, perché sono persone che sono fiduciose, speranzose poi nella medicina, e aspettano in voi e anche nei vostri collaboratori un momento, un segnale di ottimismo. Ma sì, le possibilità sono tante, ci sono certamente, purtroppo ancora i pazienti sono selezionati, ci sono delle caratteristiche particolari che si devono avere per poter utilizzare queste terapie, però cioè, sicuramente le possibilità ci sono, insomma, quindi dobbiamo essere fiduciosi in questo. Sì. Siamo mantenuti, grazie intanto, siamo mantenuti alla larga, non siamo entrati nel particolare, cosa che affronteremo poi nella conferenza di dibattito.